Fatti capire che qui a Torino, finché sentito l'ammirazione in una park, non ha bisogno di alcuna presentazione. E... credo, l'unico dubbio è che cosa fare della fabbrica, se trasformare in un campo da golfo o in un campo per ricchi, poi un ricco che va a giocare a golf, dopo lo facciamo salire, e qua da qualche parte, o per un parco per bambini. Sapete tutti, i protagonisti sono Alessandro Haber, Antonio Catania e Giorgio Colangeli. Il regista è Stefano Ippolito, che è qui con noi. E poi sono presenti in sala Antonella Frontani per la Piemonte Film Commission. Del film, Carlo Brancaleone di Rai Cinema, che ha partecipato alla produzione del film, Mimmo Calopresti, che è il produttore, e chiamiamo il signore che gioca al golf, Lorenzo Ventavoli, che fa un cameo. Lorenzo. Vieni. Vieni. Vai, Lorenzo. Sei tutti noi, vai. Vieni. Mimmo, Mirafiori. Allora, Mirafiori, Stefano. Grande Mimmo. Mimmo. Grazie. Allora, Mirafiori una park è una fiaba che ho dedicato insieme alla sceneggiatrice iniziale Anna Gasco ai pensionati di Mirafiori, che sono i nostri padri e che hanno conquistato dei diritti che adesso sono purtroppo dimenticati. La fiaba ci permette di ricordare quanto è importante continuare a essere uniti come stasera per difendere il lavoro, difendere la giustizia sociale, e come vedrete ci sarà questo rapporto tra nonni e nipoti. I nonni parlano ai loro nipoti, perché un po' la nostra generazione si è dimenticata di interrogarli, cercando di costruire un futuro più bello. Io ringrazio tutti, ringrazio anche Elin Tasca, la nostra produttrice, grazie per lo sforzo che hai fatto, ancora. Ringrazio tutte le persone che sono venute qui con un autobus storico. Questo film è stato difficile da fare, il più grande alleato di noi è stato Mimmo Calopresti, se è stato possibile, perché io e Mimmo avevamo un sogno più grande di quello personale, ed era omaggiare e onorare la generazione dei nostri padri, alcuni sono qui, e credo che questo sia il desiderio più grande che vogliamo trasmettervi. Grazie. Tante grazie di questa accoglienza, che è meravigliosa, fa sempre bene al cinema, no? Un po' di applausi funziona sempre. No, è un film veramente che è una favola, che è un ricordo, che è una marcorda di un mondo duro, difficile, ma con grandi valori, che era quello della Fiat, che era quello di Mirafiori, che era quello della gente che andava a lavorare tutti i giorni in fabbrica e che era capace di lottare per il proprio benessere, per il benessere dei propri figli, eccetera. Alla fine di tutto questo grande sforzo hanno avuto molto poco, e quindi questo film vuole essere, come dire, una specie di risarcimento alla loro storia, al loro modo di essere, soprattutto un film che dà un'idea di qualcosa di positivo. Qualcosa di positivo è che oggi ci sono delle macerie dove c'era Mirafiori, su quelle macerie bisogna costruirci qualcosa, anche piccola, va bene anche una park, o vediamo ancora qualcos'altro, ma come dire, non lasciamo delle macerie, lavoriamo perché avvengano delle cose belle. Questo film può fare. Grazie. Io ringrazio il Comune di Pescia, Emanuela Martini, che ci ha donato questa serata, e per cui veramente grazie. Grazie a voi. Ciao.